Amici di Fano TV, bentrovati. Ci troviamo oggi nella sede della CIA di Iesi e siamo qui per un nuovo speciale. Oggi parliamo di piano di utilizzazione agronomica e ne parliamo soprattutto per gli effetti benefici che questo può portare alle aziende, ma soprattutto all'ambiente. Siamo con il nostro ospite Fabio Iencenella, perito agrario, e iniziamo subito dal chiedere come interagiscono con l'ambiente le aziende zootecniche. Le aziende zootecniche sono una realtà nella regione Marche molto diffusa. Interagiscono perché sono parte integrante delle aziende agrarie e quindi sono una realtà diffusa su tutto il territorio, soprattutto il territorio montano. Abbiamo allevamenti sia di bovini, di ovini, sarebbero pecore, capre, abbiamo molti allevamenti di avicoli, quindi polli e tacchini, e abbiamo anche allevamenti di suini, sempre di più al pascolo anche questi, così come i bovini spesso sono al pascolo. E gli allevamenti interagiscono col territorio, soprattutto all'interno dell'azienda agraria, perché rappresentano un esempio antico, ma ancora sempre più, anzi attuale, di economia circolare. Perché? Perché assorbono prodotti del terreno, quindi le granaglie, i foraggi, e mangiano questi prodotti e ci danno carne, uova, latte, ma poi ci danno anche le deiezioni che gli animali producono, e queste non sono per niente negative. Perché? Perché vengono poi ridistribuite sui terreni agricoli e di conseguenza riportano fertilità sul terreno. Ecco, quindi questo mi dà spunto per la prossima domanda: perché sono così importanti quindi le deiezioni degli animali? Sono importantissime perché hanno un'alta concentrazione di sostanza organica. Una premessa: i nostri territori negli ultimi 20-30 anni sono stati depauperati da un sistema di conduzione dei terreni che è stato, diciamo, quasi predatorio. Abbiamo coltivato prendendo molto di più di quello che davamo sui terreni, e invece per chi ha l'allevamento questo fenomeno si ferma, anzi il terreno migliora, perché con le deiezioni degli animali riportiamo quella sostanza organica che abbiamo portato via nei tempi passati. E poi le deiezioni hanno anche dei nutrienti, soprattutto se sono azoto, fosforo e potassio, che ci permettono di produrre bene le derrate, che poi principalmente sono per noi umani, quindi dal grano alle leguminose, quindi agli altri cereali e così via, al girasole, e quindi abbiamo una buona rispondenza e sono determinanti. Purtroppo non sono sufficienti quelle che si producono per tutti i terreni, questo è un guaio, però così è. Quali sono quindi gli effetti di quest'ultimo sul terreno? Sul terreno noi abbiamo degli effetti eccezionali, come già accennato, perché miglioriamo fortemente la fertilità dei terreni. Questo significa che le piante hanno una migliore crescita e soprattutto sono più sane, perché un conto è nutrire le piante con dei prodotti chimici e un conto con dei prodotti naturali come le deiezioni animali. Queste portano a una riduzione anche dei prodotti chimici che si usano come diserbanti, insetticidi, perché la pianta più sana resiste meglio alle avversità. Naturalmente questi prodotti, cioè le deiezioni animali, devono essere usate in maniera scientifica. Perché? Che succede? Un eccesso può portare a dilavamenti sul terreno di alcune sostanze, e usarle troppo poco non si ha l'effetto naturalmente. Sul discorso dell'eccesso dobbiamo stare attenti soprattutto per l'azoto, perché l'azoto che è presente nelle deiezioni in maniera organica potrebbe sciogliersi e inquinare eventualmente le falde, quindi dobbiamo sempre essere
attenti e distribuire la giusta quantità. Quindi arriviamo al punto cruciale del nostro speciale, parliamo di piano di utilizzazione agronomica, quindi quali sono i limiti e le regole da rispettare per la distribuzione degli effluenti zootecnici? I limiti sono di quantità, nel senso che il terreno assorbe benissimo la sostanza organica, però deve essere distribuita in funzione alle culture che si fanno. Quindi se noi abbiamo una cultura che assorbe molte sostanze nutritive, potremo dare più deiezioni, ma se è una cultura che ne assorbe poche, dovremo darne meno. Per fare questo ci sono tutta una serie di normative nazionali e regionali che regolano queste distribuzioni. Il tutto viene sintetizzato con un documento tecnico che ogni azienda di una certa dimensione deve avere, che si chiama Piano Utilizzo Agronomico, o anche chiamato PUA come acronimo. Il PUA contiene tutti i dati dell'azienda, tutti i dati del prodotto che si va a distribuire. Si basa sul piano culturale dell'azienda, quindi in base alle culture che farà questa azienda potrà distribuire su ogni cultura la giusta quantità di deiezioni animali. Quindi quali aziende agricole devono predisporre obbligatoriamente un piano di utilizzazione agronomica? Sono tutte quelle aziende che superano una quantità minima di animali allevati. Un esempio per i bovini da latte, ossia le mucche che producono latte, le aziende che hanno più di 35 animali devono predisporre questo piano utilizzo, perché partiamo dai 3.000 kg di azoto per azienda, quindi un'azienda che produce 3.000 kg di azoto tramite deiezione degli animali deve fare il piano utilizzo agronomico. Questo si esplica poi ad esempio con i polli a 12.000 capi per azienda, per i suini sui 300-350 capi per azienda, eccetera, e così, ad esempio le pecore 600 capi. Quindi ogni tipologia e ogni allevatore dovrà valutare nella sua azienda quanti animali ha, quindi fare un breve calcolo di quello che sono le produzioni di deiezioni e quindi di azoto in funzione alla percentuale di azoto che ha nella sua deiezione, e quindi dovrà valutare se fare o meno questo piano di utilizzazione agronomica. E l'azienda che deve predisporre il PUA a chi dovrà rivolgersi? Si dovrà rivolgere a tecnici specializzati, normalmente sono tecnici del settore agricolo, quindi agronomi, periti agrari, agrotecnici iscritti all'albo, quindi diciamo abilitati alla libera professione, che possono produrre questo documento e presentarlo, naturalmente assumendosi la responsabilità professionale di quello che fanno. Ci sono altre norme che non abbiamo ancora citato che gli allevatori devono rispettare? Sì, in generale queste distribuzioni devono essere corrette nel territorio, nel senso che non si possono distribuire ad esempio sotto i 30 metri dalle case, sotto i 10 metri dai fiumi. Quindi c'è da fare un po' di attenzione per evitare soprattutto il disturbo a chi non è agricoltore. Non ci sarebbe nessun danno, però si cerca di evitare il contatto diretto con le strutture e soprattutto con i fiumi, fossi e laghi. Quindi quali sono i reali benefici sia per le aziende ma soprattutto per l'ambiente nell'utilizzare le deiezioni zootecniche nei terreni? Utilizzare deiezioni zootecniche significa sostituire i concimi chimici con sostanza organica, significa ridurre drasticamente l'inquinamento da prodotti chimici nel territorio, soprattutto perché le piante con le concimazioni organiche, quindi le deiezioni degli animali, riescono
ad essere più sane, crescere meglio e quindi avere meno bisogno anche di prodotti chimici come diserbanti, insetticidi e simili. E quindi la riduzione dei prodotti chimici è il primo importante passaggio. Poi, come dicevo all'inizio, sviluppiamo un'economia circolare, quindi quello che portiamo via lo ridistribuiamo sul territorio e quindi questo migliora sicuramente la gestione dell'ambiente da parte dell'uomo. Di Fano TV, il nostro speciale termina qui. Abbiamo parlato di piano di utilizzazione agronomica e insieme al nostro ospite abbiamo visto quali benefici per le aziende, per l'ambiente, ma soprattutto anche quali normative lo regolano e lo disciplinano. E vi do appuntamento al prossimo speciale.